Cava Ferro SRL, una grande famiglia che compie 25 anni. Nata ad opera di Vincenzo Pezza, i figli continuano a portare avanti i valori della gentilezza e della professionalità. Cava Ferro si trova a via Cesaro a Cava dei Tirreni. Sottoscritto il protocollo controlli di vicinato. Questa mattina, 21 febbraio, presso la prefettura di Salerno, si sono riuniti il prefetto di Salerno Francesco Esposito, il questore di Salerno Giancarlo Conticchio e i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri Filippo Melchiorre e della Guardia di Finanza Oriol De Luca, unitamente ai sindaci dei comuni di Cava dei Tirreni, Ceraso, Cuccaro Vetere, Novi Velia, Rofrano, San Mauro La Bruca e Vallo della Lucania, per procedere alla sottoscrizione del protocollo controlli di vicinato. Visto l'aumento dei furti in appartamento, soprattutto in questi comuni, il controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione che si attua attraverso la partecipazione dei cittadini, i quali si impegnano a trasmettere tutte le informazioni raccolte alle forze di polizia a cui compete la sorveglianza del territorio. Ascoltiamo adesso le interviste da noi raccolte questa mattina. È un modello sicuramente di sicurezza partecipata, è uno strumento che viene attuato in altre parti d'Italia già da anni, quindi sperimentato, che per la prima volta adottiamo qui in provincia di Salerno. Lo facciamo però dopo aver intensificato l'attività di controllo e di vigilanza del territorio e dopo aver dato una risposta attraverso le forze di polizia a una sorta di preoccupazione che si era ingenerata in alcune parti del territorio. I cittadini non devono pattugliare e controllare il territorio, i cittadini devono e possono collaborare con le forze di polizia. Il controllo del vicinato è uno strumento per migliorare la qualità e la quantità di collaborazione con le forze di polizia. Si tratta di gruppi di controllo che saranno costituiti attraverso l'iniziativa dei cittadini stessi, quindi non calati dall'alto ma spontaneamente e naturalmente con l'incentivo ma anche il controllo da parte delle amministrazioni comunali. Questi gruppi di cittadini non dovranno fare altro che osservare il luogo in cui vivono, abitano e rilevare situazioni anomale e sospette da segnalare alle forze di polizia. Ci tengo a sottolineare che questi gruppi di controllo del vicinato possono essere anche una rete di solidarietà tra cittadini che tende evidentemente anche a sviluppare attività in altri campi, per esempio di mutuo soccorso, di aiuto nei confronti delle persone bisognose, vulnerabili. Si deve evitare assolutamente la messa in opera di ronde. Le ronde sono pericolose perché non c'è una preparazione giuridica, non c'è una preparazione tecnica, quindi formazione e informazione da parte delle forze di polizia. Non parlerei di incremento di furti, ma parlerei di una leggera un leggero aumento statistico che comprova la presenza di soggetti estranei alla città di Salerno. E quindi ben vengono le segnalazioni ci arrivano e portano a risultati. Beh, abbiamo avuto un momento di grande intensità di questi furti in appartamento. Il furto in appartamento è particolarmente odioso perché viene vissuto dal cittadino come una violazione della propria casa, quindi della sua intimità più profonda. E questo nel periodo di dicembre in maniera particolare. Poi anche grazie all'azione delle forze dell'ordine il fenomeno si è notevolmente attenuato. Quindi Cava è una cittadina complessivamente tranquilla, il rapporto con le forze dell'ordine è molto positivo da parte dei nostri concittadini, però si è vissuto un momento drammatico, ripeto, proprio con questa continuità di furti per alcuni giorni che ha preoccupato tantissimo.